Bentrovati a tutti, grazie per essere con noi a una nuova puntata di Capitali del Futuro. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Alessandro Allocca, giornalista a Londra tanti anni ed esperto di digital leadership, quindi ci darà anche degli spunti interessanti su questo. Grazie per essere con noi. Grazie a te ovviamente Stefano per l'ospitalità, non avrei mai potuto dire di no a un tuo invito e poi mi fa davvero piacere condividere qualche pensiero. Sono contento che tu sia con noi, grazie mille. Senti, partiamo dal passato, facciamo un tuffo nel passato. C'è stato un momento nella tua vita in cui hai capito che avevi queste doti di leadership e di resilienza? C'è stato un momento preciso o è stato un processo più costante, meno incisivo, legato a un episodio? Credo che è stato più improvviso e però paradossalmente è proprio legato al fatto che io vivo qui a Londra, perché ormai sono quasi, anzi poco più di 10 anni che mi sono trasferito a Londra. La decisione è nata proprio perché vivendo in Italia, nel mio campo, quello giornalistico, ci fu una grande crisi dell'editoria, quindi licenziamenti, si è messo in discussione anche proprio il business model del modo di fare il giornalismo, che ha coinvolto i giornalisti in maniera negativa. E io facevo parte, diciamo, di questa schiera di coloro che si guardavano allo specchio per dire: ma è questo che voglio fare da grande? E soprattutto lo voglio fare in queste condizioni? Nel mentre che mi facevo queste domande, i miei colleghi si facevano queste domande, io ho preso la valigia, il laptop soprattutto, il computer, e mi sono trasferito a Londra. Quindi il concetto di leadership e forse di gestione della mia vita in questo momento cruciale della mia vita, ecco, è venuto fuori di resilienza. Non farsi troppe domande, ma iniziare a capire come ottimizzare, come migliorare la propria vita, soprattutto nel momento in cui si sta vivendo una crisi economica, sociale, anche affettiva, perché no? Beh, sei stato decisamente bravo nel reinventarti sulla piazza di Londra, che per carità offre tanti spunti, ma non è sempre così banale, insomma. No, assolutamente, condivido. Poi non era, quando sono venuto, non ero l'unico giornalista italiano, e soprattutto Londra non aspettava un giornalista italiano. C'erano e ci sono altrettanti colleghi altamente professionali, quindi inserirsi in un contesto già bello ricco non è stato semplice. Bravo ancora. Parliamo di valori. I valori ci hanno accompagnato da sempre, siamo cresciuti con dei valori insegnati dai nostri genitori, i nostri nonni, i parenti, le persone che ci circondavano. Quali pensi siano i valori che un buon leader debba avere e come i valori, se questi fanno parte di te, ti hanno accompagnato nel tuo percorso di vita? Oh. Come primo valore io metto umiltà. Credo che essere umili mi ha permesso e mi sta permettendo comunque di confrontarmi con gli altri a qualsiasi livello, sia anche per, diciamo, le nuove leve che continuamente mi scrivono per chiedere suggerimenti, ma anche per, come dicevo prima, per colleghi con molta più esperienza dai quali io posso attingere. L'atteggiamento da parte mia, è ovvio, è sempre lo stesso: umiltà, perché se posso dare una risposta, un aiuto, condividere un pensiero, lo faccio sempre, così come sono sempre pronto a riceverne. E spesso e volentieri, lo sai, quando le persone raggiungono un certo livello si rendono meno disponibili, soprattutto, come dicevo prima, a condividere esperienze con le giovani leve. Invece, secondo me, il bello di aver raggiunto, di aver acquisito un background, un'esperienza, è proprio, il bello è proprio quello di condividerlo a un certo punto, di non tenerselo come se fosse un proprio segreto, che alla fine non ha neanche senso. È bello condividere. Beh, concordo pienamente, anche perché la condivisione, il passaggio di conoscenza e di esperienza da una generazione all'altra, è proprio quello che porta all'evoluzione del genere umano, senza saremmo fermi. Parliamo di resilienza, che è una parola super inflazionata un paio d'anni, 3 anni fa, che era per molti sconosciuta. C'è un momento della tua vita, avevi già parlato del tuo trasferimento dall'Italia a Londra, se è quello, magari lo approfondiamo, se c'è un altro, in cui hai dovuto fare appello alla tua resilienza per superare un momento decisamente complesso? Sì, è ancora legato a Londra, perché ammetto che prima di trasferirmi a Londra vivevo in una sorta di bolla o di ambiente ovattato, nel senso, lavorando come giornalista in un ambiente di una città, la mia città di origine è Latina, comunque abbastanza piccola, dove non c'era grande concorrenza come può essere Milano
o Roma, ad esempio, diciamo, ho fatto una carriera iniziando a lavorare nell'ambito giornalistico molto presto, a 18 anni, e quindi sono cresciuto in questo percorso, ribadisco, in maniera ovattata, quasi mai confrontandomi con un ambiente molto più competitivo, riuscendo fino al momento in cui, diciamo, è arrivata questa secchiata d'acqua fredda che mi ha svegliato. Trasferendomi a Londra, i primi anni, come si può immaginare, sono anni impegnativi. Ci si trasferisce da una piccola città a una metropoli da 9 milioni di abitanti, con dinamiche, tempi e soprattutto con una competitività maggiore. La resilienza che ho dovuto tirar fuori, la capacità quindi di contrastare lo scoraggiamento che si può vivere, è proprio in questo, nel senso, mai abbandonare il focus, mai abbandonare l'obiettivo, anche rimettendosi in gioco e anche rimettendo in discussione le proprie capacità. Poi sono i fatti che parlano, e ad oggi, ringraziando il Signore, come si usa dire, ringraziando... Beh, sei anche stato bravo in quello che hai fatto, perché Londra sicuramente è una piazza complicata, molto competitiva, ma se uno ha voglia di fare ed è bravo, raccoglie, quindi complimenti. È un terreno fertile, dai. Cioè, la fortuna c'entra relativamente poco, mettiamola così, quindi sei stato bravo. Senti, io ti conosco da sempre come una persona molto positiva, e la positività è una caratteristica che attiene ai leader in generale. Secondo te, come la positività ti ha accompagnato in questo percorso di crescita? Puoi partire da Londra o anche prima. Sì, sì, sì. Ma in generale la positività, ti ringrazio, e fortunatamente è un aspetto che evidenziano in parecchi, quindi lascio gli altri tirare fuori questo aspetto positivo, la cosa mi fa piacere. La positività, in realtà credo di averla sempre avuta, e con una predisposizione molto particolare, potrebbe essere anche un po' strano raccontarlo, però ogni qualvolta io mi incontravo con un problema da affrontare, non perdevo mai la positività, perché consideravo quel problema inferiore a un altro tipo di problema che avrei potuto incontrare, come per dire, ok, oggi ho questo problema da affrontare, però è nulla in confronto a qualcosa di peggiore che potrei incontrare. Ho incontrato qualcosa di peggiore, e allora ancora, ma sicuramente c'è ancora qualcosa di peggiore, di peggiore, di peggiore. Quindi l'idea di sapere, di dover affrontare, diciamo, qualsiasi criticità, però di affrontarla, come ti dicevo, con una positività che mi permette di fortunatamente anche superarlo, è sempre stata innata in me. Quindi considerare il problema che ho incontrato inferiore a uno che sta affrontando un'altra persona o che potrei affrontare in futuro. Quindi mi preparo e risolvo quel problema, perché almeno così mi permette di fare uno step successivo quando qualcosa di peggio o di peggiore accadrà, sperando mai, ovviamente. Parliamo di nuovo di valori, che sono quelli che contraddistinguono ognuno di noi, che ci accompagnano e ci hanno formati nel percorso della nostra vita. Essere in linea con i nostri valori significa anche non prendere scorciatoie, significa anche a volte fare scelte difficili, ma personalmente penso significhi anche andare a dormire sereni e in pace con se stessi. Assolutamente. Come i tuoi valori ti hanno aiutato in una situazione complicata? Lo hai detto te, senza mai cercare scorciatoie, punti d'appoggio, raccomandazioni, come si usa dire all'italiana, e perché il mio pensiero è che se tu ottieni un qualcosa da solo, anche se dovessi cadere, hai la capacità di rialzarti e andare avanti, e le persone attorno a te evidenziano questo tuo, diciamo, questo tuo impegno. Se invece ottieni qualcosa non perché vali, ma per qualcuno ti ha aiutato, ti ha dato una spinta, ti ha inserito in quel contesto, nel momento in cui cadi credo che ti sarà difficile rialzarti, perché tutti gli altri tenderanno a schiacciarti, e quindi le difficoltà, come dicevamo prima, che ho sempre superato, ho sempre cercato di superarle da solo prima di tutto. Poi ovvio che se dovevo aver necessità, avessi avuto necessità di un aiuto, sicuramente avrei chiesto alle persone con le quali mi trovo maggiormente in sintonia e in simpatia. Però ecco, ho sempre evitato appoggi di qualsiasi genere, perché non volevo creare un debito morale con l'altra persona.
Grazie per la condivisione. Ti faccio una domanda, non so se ti metto in difficoltà visto che fai il giornalista e interagisci tra Regno Unito e Italia. Pensi che l'Italia in questo momento abbia dei leader che con positività, valori, riescano ad avere un impatto sulle future generazioni e quindi possano cominciare a costruire un futuro migliore per l'Italia, che indubbiamente è il paese in cui siamo nati e cresciuti, a cui siamo estremamente affezionati, ma se siamo qua e viviamo a Londra da tanti anni, un motivo probabilmente c'è. Quindi pensi che ci siano dei leader, e non mi riferisco necessariamente alla sfera politica, che possono avere un impatto positivo sui giovani italiani? Allora, guarda, sì, la sfera politica, infatti, non, nel mentre me lo chiedevi l'avevo eliminata proprio perché è un ambiente molto particolare in questo periodo storico. E leader, persone che vengono da un ambiente economico di business, seguo molto su LinkedIn Alessandro Benetton. Ovviamente il cognome già dice tutto, però per chi conosce la sua storia sa che è riuscito a distaccarsi dal suo cognome per vicende sue personali con la famiglia che non sto qui a raccontare. Però lui ha scelto un percorso differente, ovvio il cognome non lo poteva cambiare, però ho visto per esempio che tutto ciò che sta facendo, anche di condivisione, e si può seguire con il profilo LinkedIn, è molto inspiring, molto condivide parecchio del suo percorso, del suo background, proprio come businessman, ma non per far soldi, ovviamente, ma per inserirsi in una società come la nostra oggi in Italia, così come nel Regno Unito, dove le criticità sociali e economiche sono all'ordine del giorno. Quindi mi piace il suo modo di affrontare le cose, di condividerle, di consigliarle soprattutto ai giovani, a prescindere se saranno dipendenti, imprenditori, nuovi start-upper, eccetera, eccetera. Quindi un nome che consiglio, ecco, è questo qui, Alessandro Benetton. Beh, lo prendo anche io come suggerimento perché non lo seguivo su LinkedIn, ma lo farò. Lasciamoci con un messaggio per i giovani italiani, futuri leader, che siano in Italia o che siano sparsi per il mondo, ma appunto un messaggio per loro, da parte tua. Il messaggio che posso dare è un messaggio che mi sono dato da solo, e che è quello che ho messo in pratica: non mollate mai, e fatevi sì le domande, ci stanno, ma datevi soprattutto tante risposte, e queste risposte devono corrispondere ai fatti. Quindi obiettivo, focus, ma soprattutto fatti, 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 anche sbagliando non vi preoccupate, anzi io dico sempre che l'esperienza è la somma degli errori commessi, quindi più errori commettete, più esperienza fate, però poi vedete che il successo arriverà. Alessandro, grazie mille per essere stato con noi e grazie a tutti per averci seguiti in questa puntata di Capitani del Futuro.